Come vedete, stasera io mi sono portato la carta igienica. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questa serata di streaming dove andiamo a testare la nuova patch che è uscita, l'aspettavamo tanto e sembrerebbe che inizieremo ad aspettare quella dopo perché da quello che leggo è successo un casino. In più è uscita Imola, ci sono le nuove livree tra cui quelle per la mia famosa e amata Lexus e quindi andiamo a testare un po' di roba sperando che ci avremo qualcosa da testare perché come vi ho detto ho letto di tutto e di più, ho visto immagini, ho visto piccoli video in cui praticamente questa nuova patch ha introdotto tante novità ma anche un sacco di casini. Innanzitutto mi scuso se mi sentite tutto attappato e malato, ma sinceramente c'ho raffreddore a bomba, tosse, c'ho pure un po' di febbre, quindi non mi sono fatto manca niente, però volevo provare questa cavolo di patch. Ora, la mia più grande paura è che abbiano incasinato la gestione del force feedback del volante. Ok, il volante non funziona. Perché il volante non funziona? C'è un problema tecnico, scusate. Il volante non funziona, non so che c'ha. Non reagisce. Controller wireless. Non so perché mai ha preso il controller wireless. Ok, allora mo il volante c'ha un qualcosa di strano, non so cos'è. Vabbè, andiamo a uscire. Che succede? No, cioè, aspetta, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Non so se vedete. Ma che cazzo? Green light. Go, go, go. Niente, ragazzi, qui c'è qualcosa che non va comunque. No, non si riesce, cioè non si guida, aspettate un attimo, che cazzo è successo? Ora inizio a dire parolacce in giapponese, ragazzi. Rotazione sterzo 40 gradi, ecco cosa c'è che non va. Mortacci vostri. Siamo tornati a un comportamento normale, eh? Dicono tutti che il gioco è diventato più complicato. Ora ovviamente su Imola è l'unica pista dove non c'è un riferimento in realtà, perché facciamo mai corso. Dice che non c'ho mai corso qua Lexus, però vabbè. Devo dire che a livello di guida mi sembra il solito G29, sinceramente, a parte il fatto che prima mi avevano abbassato i gradi a 40. Andiamo su multigiocatore. Allora, io vedo delle macchine, ce ne sono 6 in questo momento. Andiamo sempre su setup, anche se mancano 40 secondi, perciò vabbè, setup aggressivo. Solito giro de Walzer qui, mettiamo 1 e 1. Riparte quello col decespugliatore che è venuto a fare l'altro box che se no non era pulito abbastanza. Qualifica, ci siamo. Ma guida, uscimo, uscirà pure qualcun altro, no? Io non sento il motore. C'ho il motore silenzioso, ecco, si è riacceso il motore. Perde il fatto che il motore era partito silenzioso perché ci volevano far sentire bene il decespugliatore, però adesso il motore è partito. Vedo dei tempi indicati lì, non so a cosa si riferiscano visto che stanno tutti fermi ai box per il momento. Yeah.
perché non ho levato la benzina. Infatti ho 32 litri, conviene rientrare ai box. Allora, come al solito qui motore silenzioso, perché questa c'ha l'avviamento ibrido, è tipo elettrica sta macchina. Però poi a un certo punto entra il motore a benzina, penso. No, stavolta non entra il motore a benzina, niente. Niente. Yellow flag in sector 3. Questa è elettrica, ci hanno dato la macchina elettrica, abbiamo la Lexus elettrica. Io, come si fa a guidare senza sentire il motore? È un bel problema questo. Non riesco a sentire marcia, ragazzi, perché il motore è silenzioso. Rimortacci vostri. Yellow flag, be careful there. Ma yellow flag de che? Yellow flag de che? Che a parte che non vedo nessuno qui gira yellow flag, c'è nessuno. Mi stanno a salutare quelli che bandiere, perché non c'è nessuno. Vedo gente a 2 milioni di secondi di distanza. Praticamente io sto andando a velocità della luce, anche se non sembrerebbe. Questa è una variante dell'Enterprise. Vabbè, niente. Allora, io a questo punto rientrerei back di box. Proviamo a vedere se riuscendo c'è da il motore, perché non lo sento. Oh, prima si era acceso il motore quando arrivavo qui. Niente, non si riaccende. Porca puttana, ragazzi. Cioè, tecnicamente questo gioco c'aveva tanti difetti, perché c'era da dire che c'aveva dei difetti assolutamente. Però ci stavamo a divertire, tra virgolette, dopo penare, visto che l'uscita è stata un parto, 7-8 mesi di tragedia in cui non funzionava un cazzo, e questi giustamente hanno pensato di migliorare le cose risfasciando tutto. Praticamente si vede un radar che appare a caso, probabilmente ci sono le altre macchine degli altri, ma noi non le vediamo perché sono trasparenti. Non lo so, non mi spiego perché tutte queste bandiere gialle, non c'è un cazzo di nessuno che mi sventola le bandiere gialle. Questo continua a dirmi bandiere gialle, non c'è nessuno, non c'è pronto dai box, mi sentite? Non c'è nessuno per strada, ma bandiere gialle di che? Quanti sono 2 milioni di secondi in minuti? Vediamo, fammi un conto veloce. So io che colpisco loro perché sono invisibile, ma sì, ci potrebbe stare come spiegazione. E poi non mi sentono manco arrivare perché c'è una macchina silenziosissima, visto che questa è ibrida. E calla, sono cascato nel vuoto. E quindi adesso stiamo volando dentro Monza in un'altra dimensione. Pensierina vista, due gomme nuove e due macchine nuove, guarda che avete fatto. Allora ragazzi, io vi devo dire comunque una cosa importante. Siccome avevo sentito di queste problematiche che c'erano con questo gioco, io mi ero premunito stasera. Infatti, come vedete, stasera io mi sono portato la carta igienica qui nello streaming, perché siccome questo gioco era una merda. Niente ragazzi, questo poi il bello è che questo continua a dirmi che ci sono delle bandiere gialle invece di rendersi conto che io sto volando nel vuoto. Quindi, piccolo recap della serata: è uscita la patch di PlayStation 4, fa cagare, non si può più giocare, il gioco non funziona proprio più. Un consiglio alla Kuno, sorta a cambiare i programmatori, cambiate pure quelli che vi fanno i test, perché veramente, cioè, non si spiega come siete riusciti a pubblicare il gioco in queste condizioni. E quindi aspettiamo la patch successiva. Questo è un loop infinito che si ripete, perché usare Assetto Corsa Competizione su console vuol dire aspettare la patch, evviva, è uscita la patch, installare la patch. Porco cane, non funziona niente. Sta di un'altra cosa, raga. Porco cane, non funziona niente. Aspettiamo la patch. E vai, esci dalla patch in un loop infinito in cui non ti diverti mai.